Ciao a tutti ragazzi, qua con un video. In questo video vi faccio vedere un'altra videoricetta e oggi facciamo insieme la torta che ho realizzato per il mio compleanno, che è una torta con la ricotta e gocce di cioccolato buonissima. Ho sempre comprato questa torta al panificio e mi è sempre piaciuta, ma adesso ho deciso di rifarla e devo dire che è venuta anche più buona di quella che si compra. So che esistono davvero tante varianti di questa torta, ma adesso vi faccio vedere quella che ho realizzato io. Gli ingredienti sono 100 g di gocce di cioccolato o di cioccolato spezzettato, 500 g di ricotta, 150 g di zucchero, 4 cucchiai di farina, 4 uova, una bustina di vanillina, un pizzico di sale e un pochino di scorza di limone. Come prima cosa vado a dividere i tuorli dagli albumi, di tutte e quattro le uova. Metto i 4 albumi in un recipiente, lo metto in frigo così che si freddano bene e successivamente andremo a montarli. Adesso andiamo a realizzare il composto principale, che è composto appunto dai tuorli, a cui vado ad aggiungere lo zucchero e comincio a mescolare con delle fruste elettriche. Poi aggiungo i 4 cucchiai di farina e continuo sempre a mescolare con le fruste. Aggiungo poi anche la vanillina, mescolo per qualche altro minuto e poi aggiungo anche la ricotta. Amalgamo bene tutti gli ingredienti e poi aggiungo la scorza di limone. In questa torta che ho realizzato io, il limone si sente davvero molto, e il che non mi dispiace perché comunque è molto buona, però se magari preferite che si sappia meno di limone dovete aggiungerlo un pochino di meno o non metterlo per niente. Mescolo bene per far mischiare tutto il limone. Metto da parte questo composto e passo agli albumi che vanno montati a neve con il pizzico di sale. Adesso è arrivato il momento di unire i due composti e vado ad inserire gli albumi montati a neve nel composto che ho fatto prima, poco alla volta mescolando dal basso verso l'alto per far sì che comunque rimanga l'aria all'interno e non si smontino gli albumi. Faccio questo procedimento per far assorbire tutti gli albumi al composto, così che diventa un composto bello spumoso. Uniti perfettamente i due composti vado ad aggiungere i 100 g di gocce di cioccolato o di cioccolato tagliato a pezzettini. E qui la memoria della mia videocamera si è appianata, quindi non ho potuto più registrare niente finché non sono potuta andare al computer a svuotarla. Però semplicemente ho preso una teglia e l'ho imburrata e infarinata. Vi consiglio di utilizzare una teglia a cerniera, quindi che possiate aprire dal lato, o io per esempio ho utilizzato una teglia che ha il fondo che si solleva e quindi è stato più facile insomma sformare la teglia dopo cotta. Quindi appunto imburrata e infarinata in una teglia, io ho usato una da 28 cm, mentre alcune ricette dicono da 24 cm di diametro. Versiamo poi tutto quanto il composto dentro la teglia e mettiamo in forno preriscaldato a 170 gradi per 50 minuti. Durante la cottura non vi spaventate, ma questa torta lieviterà molto, diventerà molto molto gonfia, ma una volta sfornata e raffreddata si, diciamo, appiattirà un pochino. Io l'ho tenuta dentro il forno precisamente 50 minuti e stavo vedendo che comunque la superficie si stava dorando leggermente. Una volta raffreddata io sono andata a spargere un po' di sopra di zucchero a velo per formare il numero 22, perché appunto l'ho usata per il mio compleanno. Ma è molto buono anche con tanto lo zucchero a velo sulla superficie. Vi consiglio di mangiarla fuori dal frigo, ma se comunque la tenete 2-3 giorni è meglio metterla al frigo per via della ricotta che c'è all'interno, ma non vi preoccupate perché anche dal frigo è buonissima. E anche per questo video è tutto, spero tanto che questa ricetta vi sia stata utile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se l'avete provata questa torta o questa ricetta o se magari conoscete qualche torta simile. Anche per qualsiasi domanda non esitate a chiedermelo e vi mando un grosso bacio e al prossimo video, ciao!